Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo per la prima volta su F1 22. Ragazzi, purtroppo le qualifiche ho fatto incidente. Sono parto ultimo, siamo a Spa. Allora ragazzi, se pubblicherò questo video è perché ho fatto un buon risultato. Poi non lo so. Sarà una gara da 11 giri. Ragazzi, se dura troppo la dividerò in due episodi. Quindi adesso iniziamo. Allora, la strategia è partire con le soft e poi mettere le medium. Solo un pit stop faremo. Allora, parto abbastanza bene. Dai, sto partendo bene. Mi provo ad accodare. Ok. Lui c'è Schumacher. Con l'ass. Ok, vai. Sono sedicesimo. Ok. Adesso dobbiamo andare a prendere Vettel. Allora, sarà molto dura, però proveremo a fare l'impresa. E qua si stanno provando a superare Vettel e Tsunoda. Dai, che ne posso fare due in uno. Posso farne due in uno. Freno presto, yes. Due in uno. Quattordicesimo, adesso dietro a Ricciardo. Dobbiamo stare attenti a non fare incidente. Esco più forte, ecco qua, fatto! E facciamo il flashback. Perfetto, mi metto di fianco a Ricciardo, provo, non rischio. Mi ha superato Ricciardo, mi metto a fianco a Bottas, provo l'incrocio, non esco molto più forte. Provo all'esterno, vabbè, all'esterno. Ok, esco più forte e ce la faccio. Aiuto, stavo per andare a sbattere. Ok, perfetto. Pure lui, superato. Adesso abbiamo Magnussen dell'asse. All'esterno, poi c'è la curva che mi favorisce, perciò lo passo, decimo. Dietro a Norris, stiamo attenti a non tirare botte. Largo. Vabbè, allora, per adesso le gomme sono a usura 9%, abbastanza buono. Dobbiamo fare un pit stop. Non lo so se quelli con le hard faranno un pit stop, però ho visto che stavano tutti dietro quelli con le hard, ma questi qui davanti a me sono tutti con le soft. Perciò potrebbe essere che non perdiamo, arrivo largo e Alonso mi ripassa, però ho passato Norris. Il nostro obiettivo sarà anche provare a fare il giro veloce, di nuovo sfondato tutto. Riniziamo. Ragazzi, alcune volte succede, cioè cosa ci dobbiamo fare? Perché qua frena poco all'esterno. No. Oh, le Alpine non fanno molto bene in Formula 1, però qua sul gioco sempre ottave, none. Cioè, com'è sta cosa? Esco più forte all'esterno. No, Alonso! Ti sei ubriacato! Ma si è ubriacato Alonso, ragazzi! Allora, ragazzi, qui a fianco a me c'è Marco che sta giocando all'iPad. Marco, saluta! Ciao, ho vinto pure! Fra poco uscirà un nuovo video, vi avviso. Su cosa? Dettagli. All'interno freno prima, lo metto dietro, intanto settore 1 giro veloce, sono dietro Ocon e Zhou. Ocon sempre dell'Alpine e Zhou dell'Alfa Romeo, traiettoria poco conveniente, però riesco a passarli 2 in 1. Ragazzi, dovete capire che io non capisco niente della Formula 1. Sto seguendo tutta la linea perfettamente. Qui ho paura di andarmi a scontrare contro Perez, perciò all'esterno. No, ragazzi, devo rifare. Devo dare il sorpasso a Perez. Basta. Ragazzi, il problema è che qua devi frenare tanto per farli passare, perché qua non passano, sono furbi. Perciò poi devi riuscire. Ah, ecco qua, Perez alle medium. Mi sa che le Red Bull hanno sempre le medium in partenza. Poi mi sa che mettono le soft nelle gare più corte.
qui su Formula 1. Intanto pure settore 2 giro veloce. Speriamo di riuscire a fare un giro veloce. 1,40. Ricordiamo che il record è 1,46 di Vettel. 1,47 all'interno. E Perez è fatto fuori. Dai. Verstappen mi sa che è primo. Beh, faccio il giro veloce. Adesso si attiva il DRS, ragazzi. Il DRS sta dopo l'ora di John. Perciò se non mi dà più di un secondo riesco a pigliarlo. A prenderlo. Intanto vediamo che sulla minimappa che Verstappen ha tanto vantaggio. Ok, vediamo. DRS, eccolo qui. Ci avviciniamo. Stranamente non ci avviciniamo. Forse perché anche lui sta prendendo il DRS. Sono tre in fila. No, uscirà un video in cui facciamo fu vedere il lungo. volante. Che vai, mi rimetto in carreggiata, sempre giro veloce. Qui all'esterno, ragazzi, si può provare a superare. Gli do una piccola botta, ma riesco a superarlo pulitamente. Quindi, vabbè, che avete capito. Ok, esco più forte, provo all'interno. Ce l'ho fatta. Mi dà nel suo passo regolare su Russell, perciò sono secondo. Verstappen sta a 2 secondi. Andiamolo ad acchiappare. Allora, ragazzi, siamo a usura di gomme 32%. Penso che al quarto giro devo andare nei box. Macchina tutto a posto, le gomme sono calde, 80, 90 gradi e 101, perciò abbiamo una perfetta aderenza. Intanto mi sto avvicinando a Verstappen. Terzo giro su 11. Ragazzi, arrivo lungo. Allora, direi il prossimo giro, quinto giro, nei box. Intanto qui vediamo le temperature. Adesso andiamo a prendere Verstappen. 1,4, 1,5 li ho preso sulla chicane, ho perso. Allora, li avevo preso un 2 decimi e sulla chicane ho perso uno. Adesso però ho recuperato un decimo con l'ora di John, ma no, sta andando avanti. Sul rettilineo la Red Bull è troppo più forte. Adesso punto di frenata perfetto. Interno, esterno, mi sto avvicinando dentro, ok. Allora, ragazzi, all'esterno ci provo. No, non voglio fare incidenti. All'esterno non sono uscito più forte. Prima le medium, perciò sì, giù. Vai dietro lui, raga, le medie, perciò è normale che lo supero così facilmente perché durano di più, però siamo all'ottavo minuto di registrazione. Al decimo penso che farò l'altra parte, ragazzi. Allora, adesso farò altri 2 giri. C'è un altro giro, poi entriamo nel box. Intanto proviamo a prendere distanza da Verstappen, così quando entro nel box. Sono a stanza. Allora, ragazzi, mandiamo l'avviso alla mia squadra box in questo giro. Raga, è appena entrato Dobby nella Giro veloce 1,53. E gli diciamo che entreremo e dovremo contare le gomme medie. Raga, è entrato Dobby con la porta chiusa. Ok, raga. Allora, ieri ho fatto una gara di 44 giri. Praticamente è entrata la safety per 3 giri, ragazzi, una scocciatura. Poi ero primo, perciò devo la safety. Dovevo stare attento a non sbattere. Poi, ragazzi, c'erano un sacco di doppiati. E comunque,
Io sono andato a fare il pit stop perché le gomme stavano per esplodere, erano al 56%, mi ricordo così. Sono andato al pit stop, però io pensavo che te le faceva recuperare le posizioni. Io avevo dato 28 secondi a Verstappen perché non aveva ancora fatto il pit, che non aveva ancora fatto, che aveva fatto per il pit stop. Perciò ragazzi, cioè, praticamente... Io potevo essere più furbo perché il pit stop ci mettevano di 28 secondi e ripartivo primo. Invece mi sono avvicinati e l'ho dovuto cambiare e mi sono ritrovato ottavo. Con tanti doppiati davanti, perciò era pure difficile andare a pigliare gli altri, prendere gli altri, scusate. Perciò, allora, siamo quasi arrivati alla fine di questo giro, entriamo nei box. Ragazzi, poi fatemi sapere nei commenti come, con che visuale guidate. Perché io mi trovo molto bene con la Pod TV da dentro, c'è la sbarra in mezzo e perciò io non riesco ad avere la visuale. E ragazzi, dentro nei box, attenti qua a non fare incidente. Perfetto. Vai! Stiamo entrando la prima squadra. Cambio di gomme velocissimo, 2,9 secondi e rientriamo in pista. Erano un sacco di persone in box. Per adesso rientro terzo a 5 secondi. Ragazzi, allora ci vediamo nella seconda parte. Ciao!